Oggetto numero 5, interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore, il vicepresidente Morroni. Prego, consigliere Fora. Grazie, buongiorno, buongiorno alla Giunta. Tornerei a parlare dei problemi della nostra comunità regionale e di quello che la nostra comunità regionale può provare a risolvere, visto che altre questioni invece non sono date a noi e in quest'Aula credo che sia opportuno parlare dei temi che ci sono assegnati. Interrogazione assessore riguarda una situazione che lei in più occasioni ha anche segnalato in diverse note stampa durante questo periodo e in particolare attiene ai grandi danni relativi alla primavera estrema che è stata caratterizzata da forti condizioni climatiche avverse, dalla siccità all'eccesso di pioggia e a una serie di altri eventi naturali che purtroppo in questa stagione ha messo in ginocchio tante produzioni regionali come il vino, l'olio, i cereali, situazione sulla quale già il governo per la verità è intervenuto attraverso alcuni interventi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale. Benefici che purtroppo, questo non dipende da noi, sono limitati ad alcune tipologie d'aziende e in particolare a coloro che sono coperti da polizze assicurative. Purtroppo, questo l'assessore lo sa bene perché si sta impegnando molto a superare questo problema, la nostra rete imprenditoriale è una rete molto fragile, composta da imprese agricole di piccole dimensioni, sulle quali c'è una visione di sviluppo sul futuro che è fortemente improntata da una politica che io condivido da parte dell'assessore, che è quella di promuovere azioni di sistema, di rafforzamento di impresa, di visione legata a processi di integrazione, sostanzialmente una visione che tiene insieme lo sviluppo dei processi imprenditoriali con quelli della sostenibilità ambientale. Ora, nel mentre noi dobbiamo in maniera determinata continuare a lavorare su questa visione strategica che riguarda la visione complessiva che vogliamo dare al comparto agricolo agroalimentare di questa regione, ovviamente nel quotidiano e nel presente abbiamo a che fare con la contingenza di problemi che rischiano di indebolire ulteriormente una già fragile rete di imprese agroalimentari. Per cui con questa premessa, sapendo che già l'assessore su questo fronte sta lavorando, chiedo l'Aula venga aggiornata in relazione alle misure che a livello nazionale si stanno mettendo in campo in relazione ai danni subiti dalle aziende agroalimentari, b se la Giunta riuscirà compatibilmente con i vincoli e la programmazione in corso a verificare all'interno del complemento di sviluppo rurale se alcune misure possano andare incontro alle imprese che hanno subito danni in maniera tempestiva e se ci sono le condizioni per provare a lavorare anche magari con GEPA fino con un po' di strumentazione finanziaria in funzione della possibilità di accompagnare tutte quelle imprese agricole che hanno attualmente fabbisogni finanziari e mutui in corso attivati che magari non riescono a onorare al fine di provare a calmierare la situazione anche dal punto di vista finanziario. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, premetto Presidente, ho bisogno di un minuto in più per dare una risposta compiuta all'interrogazione del consigliere Fora. Allora, la primavera scorsa, caratterizzata da ripetute condizioni climatiche avverse, dalla siccità all'eccesso di pioggia, ha provocato danni alle principali produzioni agricole regionali come il vino, l'olio e i cereali. In merito a questo, da subito l'assessorato, con i propri uffici, si è interessato a convocare tavoli tecnici per ascoltare la diretta voce dei produttori al fine di quantificare una prima stima dei danni subiti. Il Governo, da parte sua, con il decreto legge del 10 agosto 2023, il 104, disposizione urgente a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie investimenti strategici, ha previsto l'accesso a interventi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, a cui potranno accedere le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. In particolare la problematica è stata oggetto di confronto e valutazione in sede di tavolo verde e sono in corso di acquisizione le segnalazioni da parte delle organizzazioni professionali di categoria per la delimitazione dei territori interessati
e la relativa quantificazione dei danni. In ogni caso, la somma stanziata dal Fondo di Solidarietà Nazionale è solo di 1 milione di euro, naturalmente del tutto insufficiente considerata la diffusione dei danni da peronospora che ha colpito le regioni del centro e soprattutto del sud Italia e il susseguirsi di diversi eventi calamitosi registrati in gran parte delle regioni. Per tale motivo è stato rappresentato al ministro Lollobrigida da tutti gli assessori regionali la necessità di integrare la copertura finanziaria, appunto ricordo di 1 milione di euro, con la prossima legge di bilancio. Inoltre, in attuazione del regolamento 2023-1465 del luglio del 2023, che prevede la possibilità di erogare un aiuto economico emergenziale a favore dei settori agricoli danneggiati da eventi specifici che impattano negativamente sulla redditività dei produttori, è in corso di adozione il decreto ministeriale per l'utilizzazione dei fondi della cosiddetta riserva di crisi 2023. Il regolamento ha assegnato all'Italia circa 60 milioni di euro con la possibilità di cofinanziamento nazionale fino al 200% delle risorse unionali. Per l'Italia sarebbero quindi potenzialmente disponibili circa 181 milioni di euro da utilizzare come segue: 55% di questo plafond per il sostegno delle imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali di cui al decreto legge 1 giugno 2023 il numero 61, quindi riguarda, tanto per intenderci, l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana. Il restante 45% per il sostegno delle imprese colpite dai danni derivanti dalla siccità del 2022 a titolo di integrazione di quanto già ricevuto. Tuttavia per l'Umbria, a seguito di richiesta e ottenimento del riconoscimento dello stato di eccezionalità dell'evento siccitoso del 2022, sono pervenute solo poche domande ed in particolare le domande pervenute sono state 17. Di queste sono state ammesse 11 con un importo ammissibile di circa 100.000 euro. L'importo assegnato dal Ministero è stato di poco più di 27.000 euro, per l'esattezza 27.806 euro, quindi circa il 27% di quanto era stato ritenuto ammissibile. All'importo già assegnato si aggiungerebbe un'ulteriore quota ancora non nota derivante dalla riserva di crisi che poc'anzi ho richiamato. Si fa notare la bassa percentuale di domande pervenute, nonostante le segnalazioni di danni significative comunicate dalle organizzazioni professionali di categoria. E questo è un tema sul quale io credo che occorra aprire una seria riflessione. Perché non è solo questo il dato che vorrei portare alla sua attenzione, ce ne sono anche degli altri che confermano una tendenza. Le piogge alluvionali, 15-16 settembre 2022, che hanno interessato i comuni di Città di Castello, di Gubbio, Montone, Pietralunga e Umbertide. A seguito di riconoscimento anche in questo caso dello stato di eccezionalità dell'evento risulta il seguente quadro: domande pervenute 20, domande ammesse 19, l'importo giudicato ammissibile 2.351.000 circa, importo assegnato dal Ministero non ancora definito. Anche in questo caso è del tutto evidente la bassa percentuale di adesione da parte delle imprese interessate. Per quanto riguarda le piogge alluvionali del 23 e del 30 giugno di quest'anno, che hanno interessato in particolare l'Assisano e zone limitrofe, in relazione alle quali sono stati segnalati ingenti danni a carico delle strutture e infrastrutture delle aziende agricole operanti in quelle aree, strade poderali e interpoderali, terreni agrari e attrezzature, con deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre di quest'anno, la numero 953, è stata disposta l'attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di eccezionalità da parte del Ministero. Un cenno anche al PSR per l'Umbria 2014-2022. Come è noto, il PSR non può intervenire, sul risarcimento danni alle produzioni, ma solamente al ripristino di strutture danneggiate da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici a favore di imprenditori singoli o associati
che conducono aziende agricole. A tal fine il programma regionale ha stanziato risorse nella programmazione che richiamavo, 14-22, pari a 5,8 milioni di euro dall'inizio della programmazione. Al bando scaduto il 16 gennaio del 2023, riaperto ben due volte, scadenza a marzo e luglio di quest'anno, avrebbero potuto partecipare sia le aziende danneggiate dalle piogge alluvionali del 23 agosto del 2021, tutte quelle colpite dalle piogge alluvionali di settembre 2022 e quelle colpite dal sisma del 9 marzo di quest'anno. Sono, dinanzi a questo quadro, pervenute solo due domande, poi ritirate, e una per il sisma. Quindi anche in questo caso, come si può vedere, la misura messa a disposizione delle imprese agricole ha avuto fino ad oggi quello che si suol definire un bassissimo tiraggio. Tuttavia, anche nel CSR, quindi nel complemento di sviluppo rurale 23-27, le imprese agricole potranno beneficiare di un intervento specifico per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali. Infatti sono stati previsti 5,75 milioni di euro per tale finalità, quindi 5 milioni e 750 mila euro. Uno sguardo anche su quello che accade sul piano nazionale, a livello nazionale, quindi il piano di sviluppo rurale nazionale, misura 17. A livello nazionale gli strumenti di difesa passiva sono sostanzialmente riconducibili a tre tipologie di intervento e anche qui si apre un versante meritevoli di innumerevoli riflessioni: polizze assicurative, fondo di mutualità, IST, strumento per la stabilizzazione del reddito. L'intensificarsi degli eventi meteorici avversi e il sostanziale peggioramento del clima ha indebolito la funzione degli strumenti tradizionali, rappresentati appunto dalle polizze contro gli eventi atmosferici, che si caratterizzano tra l'altro per la scarsissima adesione da parte delle imprese, limitandosi al 10% delle aziende operanti a livello nazionale, cioè solo il 10% delle imprese agricole si assicura, peraltro concentrate quasi tutte nelle aree del nord Italia. In Umbria, interessante questa analisi, come risulta dal rapporto ISMEA 2023, la percentuale di adesione si attesta all'1,3%, solo l'1,3% di imprese si assicura in termini di valori assicurati per le colture vegetali, mentre in termini di superficie risulta assicurato solo il 6,9% della superficie agricola utilizzata regionale. Rispetto al dato nazionale, la SAU regionale assicurata incide solo per l'1,7% a fronte di un'incidenza della SAU regionale sulla SAU nazionale pari al 2,4%. La scarsa adesione a tali strumenti può essere ricondotta principalmente, io ritengo, ad un'insufficiente propensione alla gestione del rischio, quindi c'è anche un fattore culturale che va affrontato. Un ultimo flash, per non abusare troppo della vostra pazienza, ma credo che sia necessario fornirvi questi elementi. Piano strategico nazionale della PAC, quindi PSP 23-27. Gli strumenti di difesa passiva di cui la precedente programmazione sono stati riproposti con alcuni interventi previsti nel piano strategico nazionale della PAC. Si precisa inoltre che a partire dal 2023 è stato attivato, questa invece è una novità, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale 23-27, un nuovo fondo obbligatorio di mutualizzazione nazionale contro gli eventi catastrofali, quindi parliamo di alluvioni, parliamo di gelo brina e parliamo di siccità, sono queste le tipologie che rientrano nell'accezione di eventi catastrofali, rivolta all'intera platea degli agricoltori, oltre 700.000 imprese ricordo che sono in Italia. Il fondo AgriCat, nuova esperienza come dicevo sia a livello italiano che europeo, attinge dai pagamenti diretti della PAC, quindi il primo pilastro, con un prelievo del 3% che è stato fatto, creando quindi un patrimonio di natura privata di oltre 100 milioni di euro, al quale ogni anno si aggiunge una quota pubblica a barrele sul FESR per un totale di circa 350 milioni di euro. Il fondo è finalizzato all'erogazione di indennità
in favore degli agricoltori partecipanti al fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale, d'alluvione, gelo brina oppure siccità. Le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle domande sono disponibili all'interno del SIAN e i pagamenti vengono erogati direttamente da AGEA. Questo strumento dovrebbe snellire e velocizzare anche i tempi di riconoscimento e la successiva erogazione degli aiuti. Per quanto riguarda infine la possibilità di un intervento di liquidità a favore delle aziende agricole che hanno subito un calo di produzione dovuto non solo dagli eventi atmosferici ma anche dai problemi contingenti del mercato, ricordo che vi è stato un aumento sensibile dei costi delle materie prime, l'assessorato sta valutando la possibilità di introdurre un aiuto in de minimis o in alternativa alla costituzione di uno specifico plafond che attraverso il coinvolgimento di GEPAFIN e del sistema bancario possa coprire in parte le spese che gli agricoltori sostengono annualmente per le anticipazioni colturali. Ovviamente tale nuovo strumento necessita di adeguati approfondimenti e verifiche perché occorre guardare alle risorse del bilancio regionale e gli uffici stanno procedendo in tal senso proprio per capire se è una strada percorribile oppure no. Grazie. Grazie Assessore, questa Presidenza le ha fatto recuperare abbondantemente i tempi. Grazie. Prego Consigliere Fora per la replica. Grazie, ma io farò una replica molto breve. Mi spiace che in quest'aula, in questa discussione, siano presenti pochi consiglieri, in particolare mi spiace che non sia presente la consigliera Puletti, perché le avrebbe fatto bene, credo, ascoltare un bel dibattito, perché quest'aula serve per affrontare problemi sul piano istituzionale e non per ammiccare a qualche bacino di voti residuale rispetto al quale trasformare quest'aula in una sorta di tribuna elettorale. Mentre invece io rendo assolutamente onore e merito all'assessore per la risposta compiuta, molto, molto articolata, rispetto alla quale oggi quest'Aula ha avuto modo di affrontare un tema strategico per questa regione che, al di là della questione specifica che abbiamo discusso, attiene al come gestire complessivamente lo sviluppo agroalimentare di questa regione, che è un bene primario importante, e al come anche gestire con equilibrio una portata, diciamo così, legata allo sviluppo imprenditoriale che tende e che deve tendere, credo, a far sì che sempre di più si utilizzino gli strumenti di sostegno pubblico più in termini attivi e di sviluppo che in termini di sostegno passivo al reddito, e credo che questa sia una direzione importante che l'assessore ha intrapreso, rispetto alla quale è ovvio che le misure di cui oggi parliamo non possono che essere compensative, residuali e sicuramente non improntate alla logica dello sviluppo regionale. Dopodiché, sapendo e prendendo atto che oggi abbiamo a che fare con una rete ancora oggettivamente fragile, fa molto riflettere il dato dell'accesso alle domande nazionali e regionali rispetto ai sostegni del reddito passivo, perché evidentemente c'è un bisogno che non si trasforma neanche in richiesta attiva, e questo è anche un dato che sicuramente dal punto di vista sia politico che amministrativo ci costringerà e ci richiede un'ulteriore attenzione. Ringrazio l'assessore per la risposta molto articolata e soprattutto lo ringrazio perché credo che lo sforzo che in questa fase storica si sta compiendo di, da un lato, accompagnare le imprese allo sviluppo, ma dall'altro anche educarle, anche se il termine non è così proprio, diciamo, elegante, ma all'utilizzo delle risorse pubbliche, è sicuramente un dato su cui giochiamo anche un pezzo di sviluppo. Ridimensionamento scolastico a seguito della legge di bilancio nazionale, intendimenti della giunta regionale. Prego consigliere Meloni. Grazie Presidente, sarò breve nel introdurre questa interrogazione perché è la terza in tre mesi. L'oggetto ormai è chiaro: ridimensionamento scolastico a seguito della legge di bilancio nazionale 197 del 2022. Allora, la interrogazione che avevamo fatto nel mese di giugno, nella quale sottoponevamo il tema alla Giunta e che ci aveva fornito una risposta che parzialmente per alcuni aspetti e alcune azioni sono anche state fatte, però io ci tengo a ricordare che rispetto allo schema nazionale ci sono state alcune regioni
che hanno votato contrario, cioè 6, ed altre che hanno fatto comunque ricorso alla Corte Costituzionale contro gli articoli sul dimensionamento scolastico della legge di bilancio. Allora, rispetto agli impegni che nel mese di giugno la Giunta aveva assunto, tra cui anche quello della costituzione di un osservatorio regionale che avrebbe lavorato alla delle linee guida, e mi sembra che questo è stato fatto, tuttavia quella bozza di linee guida è stata elaborata soltanto dall'osservatorio regionale per l'anno scolastico 2024-2025 e sono stati anche individuati chiaramente dei principi di riferimento. Ora, in questi giorni so che si stanno tenendo le interrogazioni alla del 7 settembre, quindi forse alcuni incontri sono stati già fatti, interlocutori tra l'osservatorio regionale per l'istruzione e i comuni organizzati per ciascuno dei 5 ambiti delle aree interne individuate per la programmazione più lunga 2021-2027. Non faccio la sintesi delle aree perché le conosciamo, e soprattutto non vorrei tornare a ricordare l'importanza e i motivi per i quali dovremmo cercare di batterci e di rimanere non sottodimensionati e di fare quello che hanno fatto altre regioni, cioè opporsi a questi articoli, semplicemente perché abbiamo detto tante volte che l'Umbria è l'Umbria dei comuni, perché abbiamo detto che l'Umbria è l'Umbria dei borghi, e al di là del fatto che non si può mantenere tutto su tutto, diciamo che sia vero che la formazione è prioritaria, sia vero che l'Umbria sconta purtroppo e paga anche l'isolamento di alcuni territori, questo sottodimensionamento significherebbe ridurre in questi anni almeno 9 unità dirigenziali, significherebbe ovviamente accorpare il più possibile le classi e significherebbe anche probabilmente andare verso la chiusura di alcuni plessi che oggi sappiamo essere il centro vivo dei nostri territori, perché queste sono anche parole che avete fatto vostre in molte occasioni quando abbiamo parlato di istruzione, di formazione e di importanza di mantenere vivi i nostri territori. E quindi vogliamo tornare oggi a chiedere, fermo restando che la seconda interrogazione scritta è stata inviata in data 1 agosto, siamo quasi al 1 ottobre e abbiamo superato non oltre misura, diciamo oltre misura i tempi canonici. Solitamente non stiamo lì col bilancino, non lo facciamo mai noi, cioè già chi ci pensa dalla parte opposta del tavolo, però dopo 2 mesi, visto che la scuola è già iniziata da ormai diversi giorni, ci aspetteremmo insomma una maggiore attenzione sul tema. Quindi capire innanzitutto le linee guida, almeno della rete per il 2024-2025, tempi in cui verranno predisposte, anche che cosa è venuto fuori dall'osservatorio, dagli incontri che sono stati fatti in questi giorni, e anche quale sia definitivamente la posizione della Regione dell'Umbria al confronto tra governo e regioni, visto che alcune regioni una posizione l'hanno presa. Grazie. Grazie consigliere. Come detto all'inizio di questo question time, per l'assenza giustificata dell'assessore Agabiti risponde il vicepresidente Morroni. Do lettura della risposta all'interrogazione predisposta dall'assessore Agabiti. La legge 19 dicembre del 2022, la 197, che disciplina la riforma del dimensionamento della rete scolastica in attuazione del PNRR, prevede che a partire dall'anno scolastico 24-25 i criteri per la definizione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi siano definiti su base triennale con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, previ accordo in conferenza da adottare entro il 31 maggio dell'anno precedente l'anno scolastico di riferimento. Nella seduta della conferenza unificata del 24 maggio scorso non si è raggiunta l'intesa tra le regioni sullo schema di decreto ministeriale sottoposto all'attenzione della conferenza stessa, il che ha determinato l'applicazione del nuovo comma 5-quinquies articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98, introdotto dalla richiamata legge 197 del 2022 all'articolo 1,557. Il provvedimento numero 127 del 30 giugno di quest'anno, concernente i criteri per la definizione del contingente organico
dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali amministrativi, nonché la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 24-25, 25-26, 26-27, è stato protocollato dalla Corte dei Conti ed ammesso alla registrazione in data 2 agosto 2023. Nelle more della emanazione definitiva del decreto ministeriale di cui al comma 5 quinquies, sono stati avviati a partire dal mese di luglio i lavori dell'Osservatorio regionale per l'istruzione, al fine di valutare e approfondire a livello tecnico lo schema del decreto ministeriale suddetto, il cui allegato prevede per l'Umbria l'assegnazione del seguente contingente di dirigenti scolastici e di direttori per il triennio che va dall'anno scolastico 24-25 al 26-27. Partiamo intanto dal contingente 23-24, che è pari a 139 unità. Il 24-25 diventa di 133, 25-26 132, per terminare il 26-27 con una dotazione di 130. I lavori dell'osservatorio, in funzione dei quali sono stati convocati l'Ufficio Scolastico Regionale, l'ANCI Umbria, le due province, le rappresentanze sindacali e la rappresentanza regionale del Forum Nazionale dell'Associazione di Genitori nella Scuola, in esito a tre sedute molto partecipate del 18, 21 e 25 luglio, hanno prodotto un documento di sintesi che, partendo dai presupposti normativi di riferimento, individua principi base di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 24-25, cioè per il primo anno del triennio sopra indicato. Il suddetto documento, dal titolo Dimensionamento della rete scolastica, linee di indirizzo per l'anno scolastico 24-25, è stato sottoposto con esito positivo all'attenzione della Conferenza di Servizio Permanente ai sensi del decreto legislativo il 112 del 1998, nella seduta del 4 agosto 2023, ed è stato successivamente approvato dalla Giunta regionale con la delibera intervenuta in data 7 agosto 2023, la numero 847. Le suddette linee di indirizzo individuano tre sostanziali principi di riferimento nella definizione della rete scolastica per l'anno scolastico 24-25, sulla base del contingente di 133 dirigenti scolastici e direttori per i servizi generali e amministrativi assegnati alla Regione Umbria con il decreto interministeriale che in precedenza ho richiamato. L'avvio di un percorso in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto legge 98 del 2011, finalizzato nei prossimi anni a definire sostanzialmente istituzioni del primo ciclo di istruzione, istituti comprensivi, in una logica di continuità didattica, distinte dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, con un superamento graduale delle direzioni didattiche, delle istituzioni scolastiche della secondaria di primo grado e degli istituti onnicomprensivi. Inoltre, la valutazione in ordine alle autonomie scolastiche attualmente sottodimensionate, in relazione al parametro minimo rispettivamente di 600 che diventa 400 per i comuni montani e per altre situazioni specifiche, e in reggenza, e più in generale in ordine alla totalità dell'autonomia in reggenza. Terzo, la debita considerazione, nella declinazione dei principi sopra richiamati, delle specificità territoriali dal punto di vista orografico, delle dinamiche demografiche, dello sviluppo socio-economico e dei servizi alla popolazione, in particolar modo nelle situazioni in cui la scuola rappresenta l'unico presidio nell'area di riferimento e, relativamente ai comuni montani, alle aree periferiche svantaggiate, alle aree ricomprese nella strategia aree interne e alle aree colpite da calamità naturali. Con la deliberazione suddetta, la Giunta regionale ha disposto altresì, in considerazione anche delle richieste in tal senso pervenute in sede di conferenza di servizio permanente, la prosecuzione dei lavori dell'Osservatorio regionale per l'istruzione attraverso l'attivazione di percorsi di confronto e approfondimento sui territori regionali. Considerati i limitati tempi a disposizione,
in relazione alle scadenze previste sia dalle linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 22-23, 23-24, 24-25, adottate dall'Assemblea legislativa con deliberazione del luglio del 2021, la numero 168, sia dalle più volte richiamate legge, la numero 197 del 2022, si sono già riuniti a seguito della convocazione della Regione i tavoli territoriali dell'Osservatorio per i 5 ambiti territoriali individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale. Si sono svolti con risultati importanti e con spirito di ampia collaborazione da parte di tutti i partecipanti. Come già affermato in una precedente interrogazione, dunque, l'amministrazione regionale ha mantenuto un'importante interlocuzione tra il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale al fine di salvaguardare le aree interne e quelle svantaggiate. Va precisato, contrariamente a quanto sostenuto nell'interrogazione in oggetto, che il dimensionamento scolastico riguarda esclusivamente la distribuzione sul territorio regionale delle sedi di dirigenti scolastici e di direttori nell'ambito del contingente assegnato all'Umbria. Quindi non si intravede alcun effetto sul piano occupazionale. Si aggiunge poi che la situazione rappresentata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'anno 23-24 evidenzia la presenza di ben 17 reggenze. Pertanto i dirigenti scolastici titolari al netto dei pensionamenti dal 1 settembre 2022 sono 122. A fronte di una tale situazione il contingente assegnato per l'anno scolastico 24-25 è pari a 133 unità. Okay? Va precisato altresì che l'attuale contingente, pari appunto a 139 unità previsto per l'anno scolastico 23-24, è in ogni caso caratterizzato da 128 situazioni normodimensionate in base ai parametri di riferimento di cui all'articolo 19, quindi almeno i 600 iscritti ridotti a 400 per i comuni montani o per altre situazioni particolari, no? Articolo 19,5 del decreto legge 98 del 2011. Le restanti 11 sedi di direttivo, alcune si presentano sottodimensionate in base ai parametri 600-400, ma dimensionate in funzione dei nuovi parametri che passano a 500 e 300, così come risultano in base alla legge 178 del 2020 e in vigore fino all'anno scolastico 23-24. Altre sono sottodimensionate non solo in riferimento ai parametri 600-400, ma anche in funzione dei nuovi parametri 500 e 300. Per quanto riguarda invece la garanzia e il supporto del diritto allo studio, va precisato che l'articolazione regionale del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici, sto terminando, e dei direttori non ha alcuna implicazione sull'articolazione territoriale dei plessi, che costituiscono la presenza concreta del servizio scolastico sul territorio, la cui funzione di presidio assume un'importanza strategica nelle aree più deboli e vulnerabili, quali le aree interne o i comuni montani, caratterizzate o altre zone, come prevede la norma, caratterizzate da specificità linguistiche o da aree geografiche come le piccole isole, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Su questo la Giunta ha fin dal suo primo insediamento prestato particolare attenzione anche nel confronto governo-regioni e ciò è ampiamente confermato dalla portata delle politiche in atto, dagli interventi per il diritto allo studio, all'edilizia scolastica, alla strategia per le aree interne che abbiamo portato avanti come esecutivo regionale in questi anni. Più volte è stato altresì evidenziato come questa Giunta abbia in questi anni moltiplicato sensibilmente l'impegno finanziario della Regione nel sostegno appunto al diritto allo studio nei diversi ordini e gradi di istruzione, ottimizzando l'impiego dei diversi strumenti finanziari a disposizione, siano essi di origine comunitaria, nazionale o regionale. La Giunta continuerà ad avere un ruolo centrale di coordinamento nella raccolta delle proposte provenienti dalle province e dai territori e definirà il dimensionamento della rete scolastica con riguardo all'anno scolastico 24-25
mediante un'operazione di sintesi e di composizione in un quadro regionale d'insieme che terrà conto delle peculiarità e delle criticità riscontrate nei diversi territori. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni. Ma aggiungo solo poche cose perché poi magari se possiamo avere la risposta. Ma allora l'80% delle ultime risposte che ci arrivano sono esattamente la domanda che mi viene fatta. Questo Assessore, Vicepresidente, non è ovviamente non è assolutamente imputabile a lei, ma nell'80% della risposta c'erano gli stessi elementi che trovavamo nella domanda, che è anche pertinente in larga parte. Allora, sostanzialmente per fare la sintesi, diciamo, in aggiunta a quello che diciamo veniva richiesto in questi 3 mesi, il lavoro dell'osservatorio regionale sta continuando, quindi significa che poi verranno anche sulla base di quelli che sono le risultanze degli incontri tra diciamo quelle aree, quindi che sono state designate, che lei ha ricordato, forse si tirerà una linea magari per i prossimi anni, che quello che è stato definito sostanzialmente l'anno 2023-2024, quindi c'è solo una proiezione per arrivare al 2027. Sicuramente se tutto questo va avanti, allora l'articolazione dei plessi sicuramente non incide, però sul fabbisogno e sul personale in generale mi pare di sì, però vediamo poi negli anni successivi, al netto delle entrate e delle uscite, quello che verrà fuori probabilmente tornerà il conto. Quindi sicuramente grazie comunque per l'attenzione alta e per il lavoro di diciamo condivisione che si sta facendo con i territori, l'Ufficio Scolastico Regionale, e chiaramente sapete bene che proprio in virtù di quello che anche lei ci ha detto è un tema che rimane alto non solo per la questione occupazionale, che magari ci sarà e magari no, ma anche per quello che poi è l'impatto, perché con la riduzione dei dirigenti e dei DGSA comunque significa automaticamente spesso fare degli accorpamenti e questo magari porterà delle ulteriori conseguenze. Quindi noi continueremo a monitorare il tema e spero che l'interlocuzione anche con il governo continui ad essere aperta, perché comunque delle regioni hanno comunque preso posizioni nette rispetto a questi articoli. Quindi nel procedimento e anche nella valutazione dei prossimi anni vediamo anche per l'Umbria quello che accadrà. Grazie.